uccidere da nessuno di tutte e due le porte. Nessuno di due. A casa. E in entrambe le parti. Casa ma raramente. A casa ma non. Cioè raramente. A casa perché mi credono di più, invece a scuola le maestre no. A casa. Più a casa. A casa. Non dico bugie. Non dico parecchie bugie. A casa. A casa. A casa. A casa. A casa. A casa. Casa. A casa. Casa. A casa. A casa. 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 Qua casa. A casa. 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 E qua casa. Casa. A casa. A casa. A casa. Un po' da tutte e due le parti. A casa. Scuola. Più a casa. A casa. A scuola. A scuola. A scuola. A casa. A casa. Più a casa. Ne dico un po' più a scuola. A scuola. Ne dico più a scuola. A casa. A casa. Sì. Più a scuola. A casa. Forse a casa. A casa. A casa. A casa, però non ne dico molte. Più a casa. A casa. Perché a casa? Perché almeno so che non ci sono rimproveri proprio forti. A casa. Diciamo a casa. La maggior parte è a casa. A casa. Casa. A casa. A casa. A casa. A casa. A scuola. A casa. A scuola. Da nessuna delle due parti. No, non dire bugie a te le nostre, però. Infatti io non dico bugie. A casa. A casa. A scuola. Beh, diciamo un pochino a scuola e un pochino a casa. A scuola. Nessuno dei due. Da nessuna parte. A casa. Casa. A 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 casa e a scuola. A casa. A casa. A casa. 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 A casa. A casa. A scuola. Casa. A casa. A casa. A casa. A casa. A casa. A casa. Poche. 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 Non ne mangio di nascosto. Poche. Tante. Ne mangio quasi nessuno perché stanno sempre a casa. Poche. A me non è che mi piacciono molto le merendine. Allora mangio alcune volte delle caramelle di nascosto quando mamma sta nello studio e deve passare qualcosa. Non ne mangio troppe perché poi se mia mamma vede una briciola a terra la scopre subito. Una, due. Di nascosto non le mangio. Una. No. Nessuna perché ho un inizio di appendice. Io non mangio merendine di nascosto da mamma e papà. Nessuna. In verità io mangio soltanto le caramelle di nascosto. Nessuna. Non ti piacciono? No, però non ce le chiedo. Non è che le devo mangiare di nascosto. Nessuna. Nessuna perché chiedo sempre il permesso. Nessuna perché chiedo sempre il permesso. Non mangio merendine di nascosto da mamma e papà. Nessuna. Zero. Nessuna perché chiedo il permesso. Chiedo il permesso prima di mangiarle. Nessuna perché chiedo il permesso. Faccio una merendina. Nessuna, chiedo prima di mangiare il permesso. Nessuna perché lo chiedo prima. Veramente non prendo di nascosto le merendine, ma prendo la Nutella di nascosto. Niente.
Veramente non le mangio merendine, in realtà mangio i cereali. Una, l'altro ieri. Due. Due. Tante. Regolo. Tante. Poche. Poche. Una. Non mangio le merendine, ma mangio più biscotti. Non mangio merendine di nascosto. Poche. Poche. Nessuna, quando ne voglio una la chiedo. Tre. Ok. E ne mangio una ogni tanto. Quando è che non mi guardano. È raro che ne mangio di nascosto perché... cioè, è difficile che ne mangio di nascosto. Se ne mangio una, cioè, quando capita. Di solito non ne mangio perché quando ho fame mangio una frutta. A volte perché dipende se ho fame. Che a volte basta chiedere. Allora, io merendine non è che ne mangio sempre, quando ho fame ne prendo una al massimo. Zero. Zero. Nessuna, perché non ce ne sono mai. Una. È raro che le mangio. Nessuna, perché non posso né mangiare gli zuccheri e preferisco anche i panini più. Vi dirò, mangio più frutta che merendine. Una. Allora, io di nascosto da mamma e papà non mangio niente, però l'unica cosa che mangio di nascosto da mamma e papà è la Nutella. Zero. Cinque o sei? Nessuna, perché mamma gli piace quando mangio. Nessuna. Molte. Poche. Molte. Nessuna. Nessuna. Tantissime. Tantissime. Tante. Moltissime, anche la Nutella. Nessuna. Tantissime. Nessuna. Zero. Di solito non mangio molte merendine e forse una. Una? Due. Una. Cinque, sei. Quattro, cinque. Una. Sinceramente non l'ho mai fatto. Una volta sola a Natale. Quattro, cinque. 5, 6, 3 al giorno. E dove le nascondi? Me le mangio. 3 al giorno. 0. 0, non ti crediamo. 0. Qualcuna? 0. 80 al giorno. 5 al giorno. 4. 1. 1. Nessuna. 10. No, ma mi mangio la Nutella. No. L'ho mangiato solo una volta. 100. Non lo so, alcune volte tante, alcune poche. Due. No, dipende dalla fame che ho, però anche una. Dipende dalla fame, se ho tanta fame, due, massimo due. Se ne ho poca, non ne mangio. Aspetto di mangiare la sera o magari al mezzogiorno l'una. Nessuna. Prima, massimo due. Poche, perché quando ho tanta fame ne mangio poche, due forse. Poche, ma dipende, quando ho fame ne mangio massimo due e quando non ho fame non ne mangio. E alcune volte una, quando non ho troppa fame, o a volte due. Nessuna. Una al giorno. La maggior parte quando vado a letto mi nascondo biscotti, caramelle. E quando sono di pomeriggio mi nascondo Ringo, patatine. Una al giorno. Una. Dici la verità. Due. Dici la verità. Due. Due. E che merendine mangi? Ringo e una caramellina. Tanto, perché mi piace mangiare. Poche. Poche? Che merendine ti piacciono? I panini. Poche. Ne mangio tantissime, mangio le brioche e cioccolato. Due, perché non mi piace troppo mangiare. Tantissime, anche da nonna. Nessuno di tutte e due. In realtà io non le dico, nessuno dei due.
Nessuno dei due, perché non lo so. A mamma perché ci credi di più e perché la vedo di più nella giornata. A mamma perché ci crede e poi si è sempre più con mamma. A mamma perché ci crede di più, invece papà no. E poi la vedo spesso nella giornata. A papà perché ci crede di più. Ma perché? A mamma perché la vedo più spesso. A mamma perché ci crede di più. A mamma perché ci crede di più. A mamma ci credo un po' di più. A mamma perché ci crede di più. A mamma perché ci crede molto. A mamma perché sennò papà mi mette in pensione. A papà? sono la cocca di papà, mamma ci crede sempre. Mamma perché ci crede di più. A mamma perché è più credulona. A mamma perché lei è più... Papà è più severo? No, papà è più spicciolellone. A mamma perché ci crede di più. A mamma perché ci crede di più. Mamma perché sta più tempo con noi. Mamma perché ci crede di più. Mamma perché è più severa. A mamma perché crede di più. A papà perché papà ci crede di più. A papà perché mamma è più severa e non ci crede. A mamma perché ci crede di più. A mamma perché ci crede di più. A papà perché ci crede di più. A papà perché mamma non riesco a prenderla in giro. A mamma perché papà non ci crederà mai. A mamma perché ci crede di più. No, entrambi. A papà perché papà è più giocherellone e ci crede un po' di più. Papà. Mamma. Mamma. A papà. Nessuno dei due. A papà. A papà. A mamma. A papà. Più bucce a mamma. Papà. A papà. A papà. Dipende. Beh, dipende dalla bucce. A mamma. A mamma perché c'è... Mamma, papà lavora lontano e vedo spesso a mamma, quindi cioè, ne dico più a mamma. Dico più bugie a papà perché le mamme subito partono a metterti in punizione. A papà perché tanto poi papà, anche se lo scopre, tanto io sto sempre la cocca di mamma, papà, quindi mi sgrida. A mamma perché papà, i papà sono più così. A mamma perché papà mi vizia di più. A nessuno dei due. Allora, più mi sembra più a mamma e poi non me lo ricordo. A mamma perché lei mi vizia tanto ed è molto più gentile. A mamma perché no. A mamma perché papà lavora tanto e quindi non lo posso mai vedere. A mamma perché sennò mio papà mi mette in punizione e mi leva tutti i CD sulla PlayStation. A papà perché qualche volta me lo dice pure lui, invece lo scherzetto. A mamma perché papà pure se dico le bugie, poi devo dire per forza la verità perché sennò vado per casino. A nessuno. Mamma. A mamma. Perché si arrabbia di meno. A mamma perché sta per me a casa. Papà lavora. A papà. Perché lui mi crede di più. A mamma perché... Perché ci crede. A papà perché lui ci crede sempre. A mamma perché lei è meno severa e non mi picchia. Mamma perché meno severa. A papà perché è meno severo di mamma e ci crede di più. A mamma perché ci crede. A mamma perché papà non ci crede. A papà perché ci crede di più. A papà perché ci crede di più. Mamma perché anche se gliele dico non si arrabbia. Papà perché è meno severo di mamma.
dico più cugino a papà perché se ne vede più serie, non se ne vede così serie. A mamma. A mamma. Le dico più a mia madre, però non ne dico molte, perché comunque la maggior parte delle cose sono vere. A mamma. Diciamo a mamma. A mamma. Papà. Ne dico qualche bugia, però di più a papà. A papà. Mamma. A papà. A mamma, perché ci credi di più e mi dà un po' fastidio. A papà, zio, nonno e nonno. A mamma. A mamma. A tutte e due. A papà. Ma nessuno. A tutte e due. A mamma. A mamma. A mamma. Tutti e due. A papà! Alcune volte a mamma e a papà. Una volta a zona a mamma e una volta a zona a papà. Papà. Nessuno. A nessuno. A mamma. A mamma. Mamma. Papà. A papà. A papà. A mamma. Papà. Mamma. Mamma. A mamma. A mamma. A mamma. A mamma. Quando ho fatto una cosa però la nego. Quando non ho fatto i compiti e mi invento di avermi dimenticato il quaderno. Alle professoresse che tipo quando non ho fatto un esercizio dico che non l'ho capito. Mal di testa, mi fanno male le ossa. Che io ho la febbre. Che ho la tosse e la febbre. Che quando prendo note a scuola io nascondo il quaderno in un posto sicuro e dico dove è il quaderno, dice mamma, io gli dico ma lo tiene la maestra che deve correggere un compito e quindi non glielo faccio vedere. Quando non faccio i compiti mi invento che tipo sono andato a fare un servizio con i miei genitori o qualche altra cosa. Che non mi sono potuta fare i compiti perché sono uscita. Quando tipo non mi sono fatto qualcosa, dico mi sono dimenticata il quaderno a casa. No, non dico troppe bugie. Che io non mi sono sentita bene o sono stati problemi in famiglia. Non ce l'ho una bugia proprio così, no. Non mi ricordo. Non ho fatto niente, non sono stato io, è stato la colpa di altri. Non ho bugie così gravi, che non ho fatto niente, cioè che se mi accusano dico non ho fatto niente. Non ricordo. Non ce l'ho perché non le dico bugie gravissime. È che io avevo detto a mamma che avevo fatto i compiti ma invece non l'ho fatti. E dopo ho preso la nota. Di avere la febbre. Prendo il termometro, metto vicino Lucia. Non sono stata io. E non sono stata io. Non ho picchiato io mio fratello. Che a scuola avevo preso un voto alto e invece non era vero. Che avevo pochi compiti ma invece ne avevo tanti. Adesso non mi viene in mente. Studiando invece uso il computer per giocare. Mamma sta studiando, in realtà non è vero. Che non sono stato io. Non sono stata io. Non ho fatto niente. Quando faccio i compiti? Che non tengo compiti. Non avevo compiti. Che ho chiuso il giubbino. Non sono stato io. Che ho la febbre. Che? Metto il termometro sotto la luce così si riscalda e poi... Che non ho compiti. Mal di pancia. E quando mi chiedono di fare un servizio io dico che l'ho fatto, invece no, non è vero. Non sono stata io, è stata mia sorella o mio fratello. Mamma ho la febbre. Che fai? Metto il termometro sotto la luce, la lampada. Ho studiato. Invece? No. Perché hai fatto? Giocavo. Non mi ricordo. Non è che...
Non mi ricordo perché. Già più grande che ho detto è sempre la stessa. Tipo quando rompo qualcosa, in colpa mio fratello più grande. Allora, quando mi metto in mezzo ai guai dico è stata mia sorella, io non ne so niente. Non ne ricordo. Sono stanca. Che mi sono fatti i compiti quando non me li ero fatti. Quando sono stanca dico le bugie. Dico mamma sono stanca, non ci voglio andare. Ho fatto cadere il tablet, si è rotto, ho detto che era stata mia sorella. Quando sono andato in piscina il mio istruttore ha detto fai 12 vasche e io ne ho fatte 10. Mamma, ditemi da fastidio. Ogni volta che mamma mi dice di andare a lavarmi le mani, io vado nel bagno, faccio quello che devo fare ma le mani non me lavo. Vado là, mamma mi dice di lavare le mani, io dico sì. Nessuno. Nessuna. Non ci sono compiti, quindi... Che non c'erano compiti. Non ho compiti. Non ho compiti. Che non ci sono compiti. Che mi faceva male la pancia e sono anche male. Che non ho scritto i compiti perché non glieli voglio dare. Che ho preso un bel voto. Che ho mal di pancia o mal di testa. Quando per esempio rompo qualcosa e incolpo mia sorella. Mal di pancia. Che mi fa male la testa, allora loro non mi fanno fare i compiti. Di non avere compiti. Me la ricordo. Che a scuola ho fatto il bravo. Ho la febbre. Che il mio cane si è fatto male. Mi fa male la pancia. Ce ne sono tante, non cambio sempre. Devo andare in bici per non farmi i compiti. Che ho finito tutto da... che ho finito tutto? Tutti i compiti. E non è vero. E poi a scuola se ne accorgono. No, poi li faccio a scuola. Spesso dico a mamma che ho già fatto il bagno con papà mentre non l'ho fatto. Che ho ripetuto geografia. Lui ha detto una parolaccia. Della neve. Sì. Mi sono fatta male. Mi fa male la pancia. Mamma non mi ha fatto i compiti. Nessuno. Che mi ha difeso? Non voglio fare i compiti. Non lo so. Quando non voglio fare qualcosa dico che sono stanca oppure che non lo so dov'è questa cosa che devo cercare o che devo fare. La bugia che dico di più penso quando dico, cioè quando dico che non ho fatto i compiti per una ragione o qualcosa del genere. Che magari se non voglio andare da qualche parte dico che mi fa male il ginocchio. Tipo, se non voglio giocare con mia sorella dico che non mi sento bene. Non so, se ho mal di testa, mal di pancia, non mi sento bene, non voglio fare i compiti. Non... Che devo fare, cioè quando mi scoccio di fare qualcosa dico che devo fare i compiti. Tipo, quando devo fare i compiti che... O non lo trovo, tipo l'ho rimasta a scuola. Che allora mi dicono che stai facendo i compiti, io dico sì, invece sto giocando. Quando non voglio fare qualcosa e sono stanca. Non lo so. Dico che quando devo andare a prendere una cosa non ci voglio andare e quando la devo mettere a posto non ci voglio andare e faccio finta di dormire. Che ho un mal di pancia. Non ne ho perché quando dico bugie ne dico... Le inventi? Più o meno. Faccio finta che dormo. Che mi fa male la pancia, non è vero, non è vero. Che ho finito i compiti.
perché ho iniziato a fare i compiti, ma in realtà non è vero. A scuola una volta ho detto che mi faceva male la testa, una volta la pancia, una volta di nuovo la testa e una volta di nuovo la pancia. Perché quando arrivo in ritardo a scuola dico che ho trovato traffico o che ho dovuto fare benzina. Che già ho fatto tutti i compiti e non me li faccio. Mamma, oggi non ho giocato. Che non ho lavato i denti. Che la maestra mi rimprovera, quindi non faccio mai i compiti perché la maestra è cattiva. Che vado bene a scuola. Non mi sento bene. Ho mal di testa. Che ho mal di pancia. Mal di testa. Mal di pancia. Che ho la febbre e vado a mettere il termometro sotto la stufa. Che sono andata alla festa di compleanno. Ho mal di gola. Non mi sento di alzare. Non dico niente, pure se dico qualcosa loro lo scoprono subito che faccio finta. Mi fa male la pancia. Mal di pancia. No, io voglio sempre andare a scuola. Ho mal di pancia. Che ho mal di pancia. Che ho mal di pancia. Mal di pancia. Non ho fatto i compiti. Mal di pancia, mal di testa. E questo. Che ho mal di pancia, mal di testa, ti fa male la gamba. O non ho fatto i compiti oppure ho mal di pancia. Mal di pancia. Mal di pancia. Di avere mal di pancia. Dico che non voglio andare a scuola perché sono stanco. Mal di pancia, mal di testa. Sono stanco un po'. O mal di pancia o mal di testa? Che mi fa male la testa e ho la febbre. Io dico non voglio andare a scuola e basta. Niente, chiedo a mamma se quel giorno non posso andare. Con la febbre. Sì. Mettere il termometro vicino alla luce. Febbre. Mal di pancia. Mal di pancia. Mal di pancia. Con la febbre. Con la febbre. Hai un metodo? Metto il termometro sul. O nell'acqua calda o sul febbre. Mal di pancia. Vuoi che tengo mal di pancia? Febbre. Me ne sono in letto e poi ci dico a mamma che ho la febbre. Mi vendo il mal di pancia. La febbre. E che fai? Metto il termometro a 37,5 e faccio finta di avere la febbre. Febbre. Metto il termometro sotto la luce così si riscalda e poi... Il mal di pancia. Febbre. Okay. Metto il termometro vicino al fuoco e poi glielo mostro a mamma. Di pancia. Mi lamento. Mal d'orecchio. Mi fa male l'orecchio. Che ho mal di stomaco, senso di vomito. Mal di pancia. Mal di testa, forte. Mal di pancia. Ho la febbre, cioè non mi sento bene. Mal di pancia. Ho la febbre. Ho il mal di gola. Il mal di gola. Dico papà, a mamma e a papà, non ci voglio andare perché voglio giocare. Mal di gola. Male alle tempie. Vado a scuola, poi 2 secondi dopo vado a chiamare. Che tengo la febbre. Mi metto sotto le zone d'olio. Dico mamma, mal di pancia e mal di testa. Forse non ce la faccio. Mal di pancia e mal di testa. Ho mal di pancia. E sciopero. Vado a scuola, poi chiamo che mi fa male la pancia. Vado a scuola e poi chiamo che mi fa male qualcosa. Ho la febbre. Metto la borsa d'acqua calda sotto la mia ascella. Che ho mal di pancia. Che ho la febbre. Che mi mandano e basta, che non ricordo nulla. Mal di testa. Che metto tipo come si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Il termometro dentro il tè caldo.
Perché di solito tutte le sere a me viene il mal di testa e allora dico a mamma la mattina che non mi è passato e non mi manca. Mal di testa. La febbre. Mi metto il termometro dentro l'acqua calda, me lo metto sotto l'ascella e allora che ho la febbre. Metto il termometro vicino al termosifone. Non invento niente perché a me mi piace andare a scuola. No, diciamo che no, voglio sempre andare a scuola, quindi bugie non ne invento per non andare a scuola. No, adesso non ne invento più, cioè vengo sempre a scuola. Però prima a volte avevo il mal di pancia. Mal di testa e mal di pancia. Ti credono? No. Non mi piace la scuola, quindi cioè, non invento bugie. Dico che sono molto influenzata, ho la febbre alta, però non lo dico, non le dico a volte. Cioè. Spesso voglio andare a scuola, però se non voglio andare a scuola dico che ho mal di pancia e non riesco a camminare. O che mi fa male la pancia, se il giorno prima avevo la febbre mi devo riprendere un po'. Che non mi sento bene. Ti credono? No. Non invento perché mi piace andare a scuola. Certe volte invento che qualche volta sono nel letto, mi sveglio, arriva mamma però non mi faccio vedere che sono sveglia, certe volte ho un mal di pancia. Invento che non me la sento. Che mi fa male la testa e mi fa male la gola. Quando mamma mi chiama e io sono sveglio, chiudo gli occhi e faccio finta di dormire. Che mi fa male la pancia. Prendo il tablet e dopo quando mamma viene dico che non sto bene e dopo quando se ne va di nuovo prendo di nuovo il tablet. Dico che ho mal di pancia ma mamma non ci casca e mi fa andare. O fingo di essere malata, quindi di avere mal di pancia, oppure continuo a dormire e non mi sveglio. Se non voglio andare a scuola trovo una scusa, che per esempio mi butto sotto le coperte e mi appiattisco come se fossi una tavoletta di compensato. Ho la febbre e ho il mal di testa. Ho mal di pancia. Dico che ho la febbre. Ho la febbre. Io non invento scuse, a me piace andare a scuola, sul serio, perché io ci vengo tutte le volte, solamente quando c'ho quel cavolo di vomito, allora non ci vado. Che devo andare a comprare qualcosa dal supermercato. Mal di pancia. No, mi piace andare a scuola. Ah, quindi non nessuno è scuola? No, mi piace andare a scuola. Dico che ho mal di pancia. Ci voglio andare a scuola. Tu vuoi sempre andare a scuola? Sì, anche la domenica. Nessuno, piace andare sempre a scuola. Mi fa male la pancia. Ogni volta mal di testa. Direi che ho il vomito. E tengo il mal di pancia. Io voglio andare a scuola. Per esempio io non mi faccio i compiti. E vado a scuola. Mamma, non mi sento bene, ho sonno, mi fa male la caviglia, forse mi sono slogata la caviglia. Avere la febbre? Nessuno. Che mi è venuta la febbre? Che mi fa male la gamba? Nessuno. Che mi fa male la pancia e quindi non posso andare. Che ho mal di testa, che mi sono fatto male. Che ho la febbre.